Amiche e amici concittadini, buon pomeriggio. Ben ritrovati ad Ascoli Satriano. Ci troviamo in particolare presso Largo Cattedrale, dove per l'appunto è possibile ammirare il nostro sontuoso, monumentale, plurisecolare Duomo. Siamo in piacevole compagnia di un noto artista locale e non solo, il maestro Cosimo Tiso, al quale rivolgo sin da subito il mio ringraziamento per la sua presenza qui quest'oggi. Una persona squisita, sempre pronta e attenta ad apportare il proprio contributo concreto alla cultura di questa città. Non vi dirò cosa sta facendo, lo scopriremo nel proseguo della nostra esposizione. Oggi vi propongo la bellezza. La nostra comunità ha la possibilità di vivere nel bello. Abbiamo la fortuna di poter passeggiare tra emergenze archeologiche, tra plessi ed edifici intrisi di storia che conservano, cristallizzano, custodiscono la nostra identità. E dunque noi oggi andremo ad incastonare un ulteriore tassello a quel vasto, meraviglioso e magico mosaico storico-culturale. E qui mi preme menzionare una pietra miliare della storia dell'arte, Michelangelo Buonarroti, il quale, parlando di scultura, sosteneva che l'opera d'arte era già presente in rerum natura, in natura. Spettava all'artista, nella specie lo scultore, far emergere quest'opera. E questo, tra l'altro, è un concetto che richiama un ulteriore concetto formulato da un grande filosofo greco, Socrate. Mi sto riferendo all'ars della maieutica, quale interpretazione e operazione intellettuale volta a far emergere la conoscenza. Orbene, partendo da questi due fondamentali concetti, quello che ci proponiamo oggi è di ricavare da una preesistente opera un'ulteriore opera d'arte e nello stesso tempo far emergere la conoscenza, giacché con ogni probabilità la più antica rappresentazione di questa città è raffigurata in un documento del 1703, il Regno di Napoli in prospettiva, redatto dall'abate Pacichelli. Tuttavia queste colonne nel 1700 erano già presenti e dunque noi oggi conosceremo uno scorcio di quell'antica Ascoli che non è più visibile, ma che è viva, è incastonata, è cristallizzata e sigillata nella pietra. A corredo di questi concetti sin qui esposti, mi preme leggere insieme a voi alcuni documenti. L'uno del XIX secolo, l'altro del XVIII secolo. Così scrive uno studioso, parlando di Ascoli ovviamente. Devastata da Coscionio, viene ricostruita nell'850 e poi occupata dai Greci. Nel 1041 divenne trofeo per i Normanni. Nel 1079 fu assediata e conquistata dal conte Abiligardo. Ruggero la ricostruì, ma con un recinto più angusto. Fu distrutta dai terremoti del 1348 e del 1361 e rifatta nel 1400. Nel 1694, a seguito di altri eventi tellurici, fu completamente ricostruita.
Dal documento in commento si evince che la nostra città è stata oggetto di svariate urbanizzazioni. Non solo, è stata oggetto di svariati fenomeni sismici, tellurici, e più volte distrutta, rasa al suolo e poi ricostruita. Proseguiamo con un altro documento del 1700. L'autore, analizzando proprio questa colonna, scrive: vi è scolpita una città murata con tre torri. La torre centrale maggiore di quelle laterali. La conformazione delle mura e delle torri rappresenta, attenzione, l'antica città ricostruita da Ruggero dopo che venne distrutta da Roberto il Guiscardo. Le tre torri alludono ai tre castelli della città moderna, ora anche essi distrutti. Entrambi i documenti forniscono alcune informazioni, soprattutto in merito alla ricostruzione di questa città da parte di Ascoli. Questa è l'operazione di conoscenza che stiamo facendo. Qui ovviamente è opportuno citare un altro filosofo, Popper, ed in particolare la sua teoria dei cigni bianchi e del cigno nero. Nel senso che ad oggi non ci sono pervenute altre interpretazioni in merito a tale manufatto. E con questo, nell'attesa che il maestro ho concluso il mio intervento, nella speranza di aver offerto un contributo cognitivo alla storia di questa città. Ringrazio l'amministratore del gruppo Facebook di Ascoli Satriano, Ascoli Satriano, la città dei Grifoni, Gino Gallo, per averci dato la possibilità di scoprire questa parte di questa meravigliosa città, scrigno ultramillenario di antiche civiltà. E vediamo adesso. Ovviamente la cultura è fatta anche del nostro prezioso dialetto, che rappresenta il mentale di questa città. Mi propongo, nell'attesa, una poesia di un grande ascolano. Se il nostro maestro non ha ancora... Come potete vedere, ci sono queste due colonne laterali, due torri laterali e una torre centrale, come espressamente menzionato dal documento del 1700. Maestro,
Ci vuoi dire qualcosa? Ma era semplice, diciamo, come l'unica cosa era su linee dritte, anche se incise nella pietra le linee sono anche abbastanza abbozzate. Qualcosa si vede, qualcosa non si vede, però diciamo è abbastanza fedele al lavoro fatto su pietra. Non ho aggiunto niente di mio, ho soltanto guardato e fatto. Ok. Grazie maestro per la disponibilità. Rifacciamo una zoomata potito a questa incisione, no? È un'incisione, si può considerare un'incisione. Nel documento, tra l'altro, compariva anche un nome che adesso è scomparso, sempre incisa sulla colonna. Ecco, magari ci saremmo passati mille volte vicino a questa è la bellezza a questo documento storico, dello però studio, della ricerca. Onestamente non ci avevo mai fatto caso, non mi fatto caso nemmeno io. Ogni manufatto racchiude una storia, ogni manufatto racchiude la nostra identità. Quindi in pratica adesso il maestro ha rappresentato quello che era il nostro vecchio castello, potito, qualcosa del genere. Uno scorcio di un'antica Ascoli. Addirittura lo studioso formula l'ipotesi della presenza di ben tre castelli ad Ascoli. Intanto il maestro sta portando le ultime rifiniture. A volte è difficile poter conoscere l'antica Ascoli, già che sempre sullo stesso terreno, sempre sullo stesso posto, ci sono state più ricostruzioni. Urbanizzazioni. Bene, possiamo chiudere questa differita, in effetti questa è una differita per via dei problemi di connessione che ben conoscete. Intanto facciamo vedere l'opera finale. Complimenti al maestro Cosimo Tiso, sempre molto disponibile con noi del gruppo Facebook Ascoli Satriano, la città dei Grifoni. E vi ricordiamo che continueremo con queste chicche storiche grazie all'aiuto del dottor Moscato. E infatti domani mattina abbiamo un altro appuntamento che ci porterà via, stavolta un paio d'ore, abbastanza impegnativo. E niente, ok. Grazie Cosimo Tiso. Buon fine settimana a tutti voi. Grazie al dottor Moscato e un abbraccio da Gino Gallo. Grazie a tutti.